parte questa lunga maratona elettorale, oggi la presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle all'uninominale, non promesse ma tanta voglia di lavorare. Non promesse, solo fatti. Insomma, il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che, pur stando all'opposizione, ha dimostrato di dar seguito a quello che aveva detto. Pensiamo al taglio degli stipendi, abbiamo tentato di depositare delle proposte di legge, depositato delle proposte di legge che non ci sono state votate, per esempio sia in Parlamento che in Regione, ma sia in Parlamento che in Regione i portavoce del Movimento 5 Stelle si sono dimezzati lo stipendio. Stessa cosa vale per tutto il resto del programma. Noi abbiamo un programma votato dai cittadini, scelto dai cittadini e finalizzato a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Siamo l'unica forza politica credibile perché non abbiamo ancora governato e non abbiamo disatteso nessuna delle promesse che abbiamo fatto ai cittadini. Tra le priorità quali sono, diciamo, gli argomenti, i punti che ritenete fondamentali? Certamente il reddito di cittadinanza, le pensioni di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza comprende anche l'innalzamento delle pensioni minime, un'offerta sanitaria migliore e un rilancio dello sviluppo economico e del lavoro in tutto il Paese, fondato ovviamente su un'economia sostenibile che avvantaggi solo i cittadini e non, come è successo finora, solo le grandi lobby.